Ciao amici FanBlog Italia, bentornati sul canale YouTube. Oggi grazie a Baseus ho l'opportunità di portarvi in recensione il loro nuovissimo power bank da 20.000 mAh. Ragazzi, lui ha tante porte, supporta fino a 20 watt in power delivery, ma scopriamolo insieme. Il power bank arriverà con questa confezione, una confezione ragazzi iconica del brand, quindi abbastanza scarna all'interno, lo devo dire. Oltre al power bank gigantesco, abbiamo un po' di manualistica in inglese, quindi non ho trovato il trafiletto in lingua italiana, e abbiamo un solo cavo USB, micro USB, perché può essere ricaricata sia in Type-C ma anche in micro USB. Il power bank si presenta in questa grandezza, ragazzi. Guardate quanto è grande, è davvero imponente, un mattone ragazzi quasi colossale, perché all'interno vi sono 20.000 mAh reali. Io sono riuscito con una prima carica, quindi sfruttando interamente i 20.000 mAh, a ricaricare il mio iPad 0100, l'iPad di nona generazione, che ha una grandissima batteria. Sono riuscito a caricare più volte i miei iPhone 12, sapete che ne ho due, e sono riuscito anche a caricare il mio Google Pixel, le mie cuffiette, le mie AirPods, le nuove cuffie di Umidigi che sto provando proprio in questi giorni. Ho caricato tutto con questa batteria e in qualche giorno sono riuscito a buttare giù i 20.000 mAh, ma gli ho dato ragazzi. Poi l'ho ricaricata con la porta Type-C, quindi con un alimentatore Type-C, e la carica, dopo una carica completa ancora del mio iPad e qualche volta del mio iPhone, sono ancora al 54%. Ve lo faccio leggere ragazzi, perché? Perché premendo questo pulsante qui sul lato si accende questo di piccolo display che ci indicherà la carica residua del nostro power bank. Resterà sempre accesa, quindi appena inseriamo un prodotto in un dispositivo in ricarica si accenderà automaticamente, quindi riconosce la carica out e si accende il display e rimarrà acceso sempre finché la ricarica non sarà completa del dispositivo. Quindi quando andrà in carica completa lui si accorge che il dispositivo è completamente carico, stoppa la ricarica e spegne il display. Quindi questo display è anche una sorta di LED che ci avvisa quando è in carica e quando la carica, ragazzi, è terminata. Invece centralmente trovano spazio due porte. Eccole qui, abbiamo una Type-C in e out, significa che out 20 watt in power delivery, quindi Type-C o Type-C Lightning, come con i miei dispositivi Apple, sono riuscito tranquillamente a sfruttare i 20 watt. E abbiamo una seconda porta che è solamente in, quindi ragazzi, una micro USB, quindi classica micro USB, lo attaccate all'alimentatore da parete, magari quello un po' vecchiotto ma abbastanza veloce, per ricaricare il dispositivo. Non sono riuscito a caricarli e con entrambe le porte connesse per velocizzare un po', perché le porte sono davvero tanto vicine e ogni volta che ho provato i cavi si andavano sempre a toccare uno con l'altro, quindi non riuscivo a metterli entrambi, ma l'ho ricaricato con la Type-C. Inoltre lui è dotato di tutti i sistemi di sovrattensione, sapete, questi di cortocircuito, questi problemi che possono causarsi ovunque giri della corrente. Lui ha tutti i chip necessari per prevenire questi problemi e io ve lo posso tranquillamente consigliare se cercate un ottimo power bank, un power bank che ricarichi praticamente tutti i vostri dispositivi tranne i laptop. Ecco, avete un MacBook o avete un computer con carica Type-C, ragazzi, 20 watt in uscita, in power delivery, non vi basteranno. Lo porterò con me sicuramente nei miei prossimi viaggi di lavoro, quando sapete sto fuori 2-3 giorni, lo porterò con me, così con qualche cavo di corredo, così ragazzi da non restare mai senza batteria. E io lo lascio linkato al prezzo più basso
qui in descrizione a questo video. Ringrazio ancora l'azienda Baseus per avermi fornito questo sample in prova. E inoltre vi ricordo come sempre di spolliciare questo video, iscrivervi al canale per aiutare Phonblog Italia a crescere. Venitemi a trovare su tutte le mie pagine e profili social e venite anche su tech.offerte, home e moda, il nostro canale delle offerte tech con qualche aggiunta, home appunto e moda. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!